Missione europea per la giunta di Confagricoltura a Mantova, due giorni di incontri a Bruxelles con risultati concreti di revisione della PAC, la politica agricola comunitaria. Due giorni di missione istituzionale nel cuore d'Europa che fanno redigere un bilancio soddisfacente verso la futura PAC. Confagricoltura Mantova è reduce da una fitta agenda di incontri con europarlamentari e rappresentanti della Commissione in un momento cruciale per lo sviluppo di politiche europee che andranno ad impattare concretamente sul comparto primario mantovano e nazionale. Tra i temi centrali sul tavolo, respinta la proposta della Commissione UE volta a ridurre del 50% l'utilizzo di fitofarmaci. Sono giornate importanti, fondamentali per la nostra attività. Siamo proprio capitati in un momento che ritengo sia determinante, perché la piega che aveva preso questa riforma della PAC, che noi abbiamo sempre contestato, è stata rivista sostanzialmente. Quindi noi portiamo a casa, tra virgolette, questi successi, quindi diamo atto di avere veramente lavorato da un punto di vista proprio di lobby per far passare ai politici questa nostra posizione. Noi vogliamo che l'agricoltura cambi, ma che continui a fare quello che fa, cioè produrre il cibo. Il dialogo con i vertici europei nelle intenzioni di Via Francelli deve essere sempre più continuo. Assolutamente, perché questo è quello che dobbiamo fare. Noi sappiamo che tutto parte dalle decisioni qua da Bruxelles e noi vogliamo esserci, perché venendo qua ci si rende conto quanto l'agricoltura italiana sia importante e quanto soprattutto valga in termini economici, ma anche in termini sociali e ambientali. La Lombardia avrà la propria rete dei